Vabbè, amore per la musica da casa, da quando sono in casa dei miei, sempre chitarre, Ok. vado in giro, musica tramite loro. Verso i 6 anni ho iniziato danza, quindi Ok. ho ballato per un po' di anni fino. Che genere? Ma senti, era una scuola dove si faceva un po' di tutto, dai pop Bello. a breakdance, ma anche roba di coppia, tipo salsa, merengue, un po' così. Allora, a vederla adesso non proprio il mio, però Ok. era un po' di inerzia, cioè, Certo. così. E poi avvicinandomi anche un po' a qualche strumento, chitarre, Ok. batteria, ho provato un po' Quindi diciamo è diverse. nata la curiosità tramite comunque il ballo e appunto ballo e musica sono, vanno di pari Sì, passo, no? abbastanza Quindi poi connesse. immagino poi con la musica appunto ti sei più appassionato sempre di A più farla, a sì, farla. in casa mia appunto E, chitarre, prendo la chitarra del babbo, della ok. mamma. E quando c'è stato un momento preciso in cui ti hai avuto questo switch nel dire ok, voglio iniziare a suonare Facciamola. oppure ti è iniziato a piacere magari andando alle serate a capire com'era la figura del DJ? Prima di andare alle serate abbiamo iniziato a suonare, perché eravamo le prime classi del liceo. Ok. Un amico si è comprato la console, vinili, Stanton, il giradischi. Ok. E abbiamo iniziato un po' così, con Quindi qualche hai iniziato vinile. vinile? Sì, Ok. molto cioè, era un po' difficilotto, però boh, Certo. sì, era un po' un gioco alla fine. Però Ok. insomma, ci si divertiva parecchio. Fino a che, vabbè, finito un po' sto periodo, con i vinili, a una certa mi è arrivata una Korg Electra Ok. SX a casa, la Grobox. Senza manuale né niente, quindi aperta e ho iniziato a spippolare lì, magari facendo forca a scuola, stando Certo. mattinate intere chiuso in casa. Classico. E, con quella ho iniziato un po' a suonare da me, così in camera, per Ok. esperienze mie personali. E le prime esperienze invece in pubblico? In pubblico con la Korg qualcosa ho fatto con un gruppo che avevamo appunto sempre in periodo liceo. Ok. Loro facevano rock, punk e hanno preso un po' l'influenza elettronica, non con me, ma quando sono entrato io, e quindi gli facevo un po' queste basi più Ok. elettroniche con la Korg. Figo. Abbiamo fatto qualche concertino, poi anche lì si è sciolto Certo. tutto. I vinili abbandonati, non so più neanche dove sono, li sto cercando, ma Quindi ora sei passato totalmente a digitale. digitale da poco, 2 anni fa, sono entrato nel collettivo Pink Sound Ecco, Sisters. vuoi parlarmi un po' del Ma gruppo? senti, questo gruppo, questo collettivo è appunto nato 2 anni fa. L'intento era quello di dare spazio a soggettività non maschile, etero, cis, che di Ok, solito certo. governano un po' la scena musicale. Era questo un po' il L'obiettivo, bisogno. certo, Sì, sì. appunto, siamo donne e froce. Se si può dire. Puoi dire quello che vuoi. Ok. E quindi cosa, niente, che da lì. genere hai portato? Un po' tutto libero? Ma senti, dalla techno, poi appunto anch'io suono, mi piace spaziare Tutto. Ok, non abbastanza. c'è una categoria, comunque un genere che prediligi, No, ecco. no, non Ok. troppo. Poi appunto si può spaziare sulla techno nelle serate, Certo. però footwork, dipende un po'. Ok. Poi tendiamo anche a ospitare altri Chiaro, DJ, chiaro. dare E spazio invece il rapporto col pubblico, come te lo vivi? col Col pubblico. pubblico che appunto hai di Ah, fronte? quando Sì, il suono. rapporto che c'è col pubblico, come ti piace gestirlo? Se nella tua bolla non pensi a niente, oppure ti piace avere uno scambio? Tendo a fare un po' bolla, a fare Ok. un po' bolla, però nel senso rimanendo un po' in connessione più che altro magari mentale, cioè Ok. cercando un po' di adattarmi alla situazione. Infatti appunto suono più cose, cioè Più non cose. c'ho un genere in cui Ok. vado, è È quello. quello A lì. seconda, mi piace molto suonare la mattina all'aperto, a fine festa, mi Bello. piace la situazione lì, o all'inizio con robe più influenze latine, Ok. perreo, dipende davvero, Figo, cioè. figo. E invece come studi, diciamo, la tua filosofia quando vai a preparare il set? Quindi come ricerchi la musica che poi metti e quindi qual è la tua ricerca musicale? Se c'è influenze artistiche, ti piace ascoltare, ti danno dei riferimenti oppure appunto ricerchi te sui vari siti? Sì, oddio, ora ultimamente sto usando Bandcamp e da Ok. lì, cioè, link mi Mondo perdo, infinito. seguo, perché la
La musica, cioè il mio modo di ascoltare musica è cambiato molto con Spotify, e mi sono trovato anche in dei loop che da una parte mi piace, cioè l'algoritmo, no, che Certo, propone, aiuta. Sì. però è un po' questo ascolto fast music che ha i suoi pro sicuramente perché Certo. scopri, viaggi. Chiaramente la velocità, quella è una su tutte, Sì. però ecco, mi immagino chi iniziava con i vinile, che doveva andare lì a metterti il vinile, sentirtelo Capito? tutto, Esatto, e era poi ti rimane sicuramente, la ti traccia rimane la dentro. traccia. Tante Sì. volte, boh, carina questa, sciazzammata, inculata da Persa qualche nel nulla parte. Magari me la cosmico. scarico, ce l'ho lì, non la conosco neanche perfettamente e la mixo lo stesso. Ok. Funziona, che Funziona. comunque magari funziona lo stesso, soprattutto questi DJ, cioè che. Come ti rapporta la musica? Nel senso, ti ha molto cambiato a livello anche proprio di modo di fare e anche le persone che hai conosciuto all'interno del mondo musicale ti hanno un po' cambiato o comunque sei sempre la solita persona? No, io la musica la uso per questo, cioè per farmi cambiare in realtà, Ok. che sia la musica in sé, magari non conoscendo il produttore, ma mi arriva l'opera e Certo. la faccio entrare, la musica mi serve per cambiare, le persone intorno iniziano a essere sempre più appartenenti al mondo della sfera Certo. musicale. Cioè, mi piace proprio come ponte di Ok, come comunicazione mezzo. e conoscenza. C'è un obiettivo, un traguardo che ti sei posto, non solo principalmente come carriera tua, ma proprio come obiettivo personale, quindi che possa essere arrivare a suonare in un posto, fare, non so, un'autoproduzione, creare qualcosa, far parte di un certo gruppo, insomma, ecco. Più che altro gruppo, cioè, Ok. non c'è un obiettivo chiaro, cioè io insegno a scuola per adesso, cioè il mio lavoro Ok. è un altro, Cosa dove insegni? Ok. porto musica. Ora sono all'infanzia, in una classe di 3-6 anni, anche lì musica, non elettronica, no, anche in Certo. realtà ascoltiamo, però anche Bello, lì si usa bello. musica Molto bello. parecchio. Però appunto come l'obiettivo, diciamo, boh, potrebbe essere, ma creare mondi con la musica Ok. insieme a una collettività. Ok, quindi diciamo un'unione che riesca a far entrare più persone, creare diciamo una community. Sì, Ok. esatto. Quindi un po' quello che stai facendo col tuo gruppo, Esatto, come sicuramente, però ecco, collettivo. magari una investe magari un po' diversa o un po' più tua, Sì, forse. io ci porto il mio. Certo. Sì, mi piace molto la parte, boh, anche sexy della musica, devo Ok. dire. Però forse quella in cui mi sento più dentro è la trance, cioè il lato che può Ok. dare la musica a livello di Di viaggio, no? viaggio, Sì, che sia ok. bello intenso, tecno, Sì, che ti acido, prenda comunque, ma sì. anche, Ok. sì, non lo so, anche per la danza, anche, no? Insieme, cioè, Bello sarebbe. Sì. sì, anche in dance floor mi piace quando, boh, non si balla così, ma C'è un minimo di si movimento. balla, cioè ci si Ok. esprime, cioè mi piace Ok, quando. bellissimo sto concetto. Io ora ti ringrazio, Grazie a voi, spero ti sia grazie. trovato bene e quando vuoi passare siamo qua. Vai, Grazie mille. grazie.